Siamo alla fabbrica del vapore, al primo piano del Palazzo Messina. Siamo qua con Alessandro Guerriero e Lorenzo Coppola che ci racconta esattamente cosa da domani inaugurerà qui al primo piano di una mostra all'interno di questo straordinario spazio. Alessandro, dici. E questa è la domanda? Eh sì, questa è la domanda. Okay. Allora, noi abbiamo fatto un corso alla NABA perché pensavamo che ci fosse un interessante riferimento da sottolineare negli oggetti che fanno i detenuti in genere nei carceri. Benissimo, questo è un utensile che aveva un'altra funzione, modificato per sfruttare il motore, con un ritaglio della scatola del gelato in plastica per farci un ventilatore per l'estate che manca. Non hanno una scuola di design, insomma, hanno una lista di non cose che loro non hanno, di limitazioni, di limitazioni, di obblighi che loro non hanno, cioè una lista infinita, no, di queste cose qua. All'interno di questa lista infinita abbiamo scoperto che loro sono capaci di fare delle cose che all'inizio sembrava che assomigliassero a oggetti veri e propri di design, con materiale di scarto, cioè detto in parole povere, con niente fanno tutto. E fanno tutto quello che serve, cioè fanno addirittura la macchinetta per farsi il tatuaggio, fanno il forno per farsi la pizza, a un certo punto al mezzogiorno uno urla la pizza e lui fa la pizza, cioè ti rendi conto che la pizza non potrebbero farla, poi vengono regolarmente sequestrate le loro cose e loro bene, fanno un modello nuovo e quindi hanno anche un'attività di innovazione, quello che si adesso gira molto la parola innovazione. Lì si usa da mo. Allora, noi abbiamo detto, ma scusa, questi oggetti facciamoli vedere al mondo, che non sanno che vengono fatti qua dentro, nonostante questa difficoltà di farli perché non hanno il materiale di base, no? E così abbiamo messo insieme quasi 50 pezzi, con un numero notevole. Fatti solamente a carcere di Bollate, perché abbiamo solamente queste cose, però abbiamo in mente di coinvolgere tutti i carceri italiani e fare, e qui lo diciamo ufficialmente, così qualcuno ce lo può anche sponsorizzare, facile, il museo di oggetti d'evasione, come si chiama questo. Tra l'altro a me sembra, se vado ricordando in modo corretto, che tu hai già avuto una serie di esperienze sempre, sia dalla famosa costruzione della barca. È stata arca. E sopra lì c'è questa curiosità, questo modellino di un'arca, si chiama l'arca di Noè, che è stata fatta in un'esperienza che ho avuto io in carcere a San Vittore, dove ho lavorato 12 anni, dove l'ultimo lavoro è stato quello di dire: facciamo un'arca che galleggi sulle parole, i fiumi di parole che la gente dice su di noi e che non servono assolutamente niente. Allora galleggiamo su queste parole che, ti ricordi? E allora abbiamo fatto questo oggetto, ci hanno messo un anno e mezzo, con dei legni di 50 cm perché non potevamo fare più grandi in casa, tutti incastrati uno con l'altro. Perché non si possono usare i chiodi. E piano piano li abbiamo montati, dipinti, e poi questo oggetto è venuto a una grande gru del comune di Milano, l'ha presa, l'ha messa fuori, l'ha fatta girare nelle periferie, con grande gioia degli detenuti che uscivano finalmente. Ecco, però tutte quelle cose lì, il problema era rovesciato, cioè loro facevano, eseguivano proprio degli oggetti, ma Maglierema, che è straordinaria perché erano ebanisti, su progetti fatti da altri, perché il nostro obiettivo era quello di poterli vendere e comprare poi e raccogliersi bio. Qui invece si è ribaltato il problema, sono loro che inventano gli oggetti e noi dovremo guardarli estasiati. Posso fare una domanda a Lorenzo anche? Certo, è qua apposta. Vorrei chiedere a Lorenzo di raccontarci in piccolo o comunque qual è stata effettivamente non solo l'esperienza con le persone che stanno al di là delle sbarre, che comunque, come già spiegato, hanno una serie di limitazioni. Un'esperienza importante, una scoperta. E poi l'esperienza di poter lavorare insieme a
come lo chiamo io ormai amichevolmente, guerriero di nome di fatto, perché è sempre sul pezzo ed è sempre un modo diverso di ragionare su quello che è il design italiano. Guarda, allora, la mia fortuna è quella che non è il primo, non sono di primo pelo con Alessandro, quindi non è la prima volta che lavoriamo assieme. Il progetto è nuovo, per me è stato completamente nuovo. Il punto di vista di Alessandro, oramai lo conosco molto bene, è stata una ricetta per adesso vincente. Quindi il rapporto con i carcerati è stato a dir poco meraviglioso, sì, nel senso che è una realtà di costrizioni e privilegi da un certo punto di vista, perché hanno il tempo, hanno anche pochi materiali, ma hanno tanto tempo per pensare sui materiali che hanno. C'è tanta contraddizione tra quello che possono avere e quello che poi si fanno, quindi una scatoletta di tonno che può essere un oggetto di offesa, mettiamola così, in realtà poi diventa un oggetto di utilizzo comune, quindi coltello di plastica per forza, perché non possono mangiare con un coltello in ferro, però magari hanno la scatoletta di tonno trasformata in grattugia, che è altrettanto pericolosa, o hanno il tagliaverdure fatto sempre con un barattolo appiattito e utilizzato come trita, come trita spezie. Altre cose che c'è anche, hanno fatto degli oggetti per indagare il futuro. Sai che no? Partono dalla macchia del caffè nella tazzina per sapere qual è il futuro, e lo fanno con l'olio loro. Assolutamente. L'olio di soia, però quello non. Anche perché poi la superstizione, la famiglia, i sentimenti sono tutte cose importanti all'interno. Titoli di progetto. Io penso che in questo modo, anch'io ho avuto a che fare con i carcerati a carcere di Lecce, un po' come voi, perché dovevano istituire una falegnameria sociale all'interno del carcere, e quindi poi viene anche fuori, secondo me, magari è capitato anche, molta umanità. Cioè, assolutamente. Cioè, indistintamente da quello che loro hanno commesso. Non chiediamo. Anch'io non l'ho mai chiesto, non lo volevo neanche sapere. Non è il luogo dove chiederlo. Però penso che avendo un rapporto di un altro tipo con loro venga anche fuori questo rapporto di umanità, che secondo me forse è la parte, oltre il progetto, è la parte migliore di questo progetto globale che avete messo in atto. Assolutamente. Sottolineo di nuovo una cosa che ha detto Alessandro anche prima, che qua la bellezza è nel fatto che non gli è stato detto nulla. Noi siamo andati a ficcare il naso tra gli oggetti che c'erano, a provare a farci regalare, prestare alcuni di questi oggetti, ma nulla è stato, non so come indicato dire, come indicato come direzione, un argomento magari a cui non avevano pensato, però la maggior parte degli oggetti presenti in mostra erano nascosti, erano di loro proprietà, fatti con totale spontaneità, senza nessuna regola, come sanno.